con dottor Zingarone per parlare del concerto dei Guappe Cartò a Roma, al Teatro Basilica, lunedì 16 dicembre 2019. Ben trovato. Salve, salve a tutti, venite, mi raccomando. Raccontiamo un po' l'esperienza Guappe Cartò per chi in Italia non ha avuto modo di vederli in concerto. Raccontiamo un po' la loro esperienza. La nostra esperienza, beh, inizia nel 2004. Oggi siamo tutti molto emozionati perché siamo andati appena a trovare la nostra mamma, la mamma artistica, la persona che ha creato i Guappi, cioè Madeleine Fischer. È successo nel 2004 quando lei aveva scritto una fiaba musicale, Uroboro, dove cercava dei cantanti e dei musicisti. Insomma, ha messo insieme parecchia gente e tra questa gente c'erano quello che poi sarebbero diventati i Guappi Cartò. E noi facevamo le prove comunque per strada, con un cappello davanti, questo cappello si riempiva. E poi ci trovavamo nella casa di Madeleine, dove con i cantanti appunto portavamo i nostri brani e li facevamo diventare canzoni. L'esperienza di strada però ci ha fatto capire che forse non avevamo bisogno di cantanti ed è così che abbiamo deciso di essere un gruppo strumentale. E dopo aver finito il lavoro con Madeleine, un anno dopo ci siamo trasferiti a Parigi nel 2005, dove tutt'oggi viviamo e quindi abbiamo avuto la possibilità poi di passare dalla strada ai caffè, dai caffè ai teatri, di continuare a prendere il furgone, di girare in giro per l'Europa. E adesso invece torniamo in Italia perché stiamo portando in giro il nostro quarto album. Quali erano stati in partenza i vostri riferimenti musicali? Il nostro riferimento musicale è stato Madeleine Fischer, perché ci ha messo subito nella condizione di comporre, anche se magari avevamo una cover che era di un pezzo magari zingaro, però ci siamo messi subito nell'ottica di comporre, e di comporre per un film, quindi diciamo subito ci siamo messi in azione come una colonna sonora, e poi con Madeleine Fischer che ci diceva di stonare. Ecco, questa è una cosa che ci diceva spesso. Stonate, stonate di più, stonate di più, ma ci dava grande, grande libertà di espressione. E da lì chiaramente noi venivamo tutti, ancora prima di diventare un gruppo, noi venivamo tutti da esperienze musicali diverse, ma posso elencare generi che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, dalla musica classica al metal, al rock, al punk, alle musiche popolari. Quindi avevamo le orecchie, insomma, intrise di tanta roba. E poi invece ci siamo messi insieme con degli strumenti acustici, dove abbiamo iniziato a raccontare delle storie, ma senza parole. Che tipo di percorso è stato quello degli album, visto che siamo arrivati al quarto? C'è un filo conduttore? Innanzitutto se il filo conduttore è la voglia di comporre, e sono quattro album comunque molto diversi, anche perché il primo è in trio, quando eravamo appunto in una fase della nostra vita in trio, che poi è rimasto il nucleo fondamentale dei Guappi Cartò. Dopodiché c'è stato l'altro album dove siamo tornati in cinque, ma con altri musicisti, ma il trio è rimasto sempre. Forse possiamo dire che la bellezza dell'ultimo album è che, oltre ad avere la voglia di esprimersi, di comporre, di raccontare storie, questo racconta un'altra storia, c'è dietro una storia molto più forte, molto più grande, ed è una storia che raccontiamo sul palco. La dimensione dal vivo per voi cosa rappresenta e dove vi esibite in genere? Live per noi è fondamentale, io sono contento che molti supporti come televisione, come videocamere o come racconti non rendano quello che poi è live, quindi rendono il live qualcosa di unico e di irripetibile. Questa cosa mi fa molto piacere, sinceramente. Noi sono 15 anni che suoniamo dappertutto. Essendo cresciuti per strada, abbiamo comunque sempre sviluppato la voglia di suonare ovunque, quindi ci siamo sempre adattati in qualsiasi posto. La fortuna è che con questa tournée che è appena iniziata, insomma, stiamo trovando bei posti, bei teatri, dove diciamo che per questo album forse sono la dimensione ideale. In chiusura ci lasci tutti i vostri riferimenti per seguirvi. guappecarto.com e poi ci sono tutti i vari Facebook, Instagram, ma la cosa migliore è scoprirci dal vivo al Teatro Basilica il 16 dicembre. Lunedì 16 dicembre 2019, Guappe Cartò in concerto. Un saluto e un ringraziamento al dottor Zingarone. Un Grazie abbraccio, in bocca al lupo, ci si vede lì. a te. Ok, grazie mille.